Perché i casalesi ce l'hanno con te? Ce l'hanno tanto con te? La signora Sandor una volta mi ha scritto una lettera. Una volta mi ha scritto una lettera, non ormai la conoscevo la sua calligrafia, che perché a me piaceva il marito, quindi era una questione di gelosia e per... Giulia, prima Raffaele, cioè io vecchi articoli di cronaca che facevo sugli omicidi, c'erano 3-4 righe sulla dinamica del fatto e 50 di spiegazione. E questa cosa mi era stata più volte rimproverata da investigatori che mi volevano bene, cioè, poi oh, non ti lamentare se si arrabbiano con te, perché così sembra che tu hai qualcuno al loro interno che ti spieghi le cose. E poi questo fatto che tu li interpreti allora mi infastidisce. Però. Ma qual è la verità? Tu perché ti interpretare così bene? È perché io dubbo le notizie, sento, ascolto, non saprei descrivere. Aspetto che possono essere utili, che possono essere una notizia. Io mi danno amore per il mio lavoro. E anche per il mio giornale, nonostante tutto. È perché io volevo fare bella figura, volevo far fare bella figura al mio giornale, volevo portare una cosa in più, una cosa che gli altri certamente non avevano sempre. E poi alla fine mi ho accumulato una serie di informazioni, di notizie, di cose che si sono rivelate utili nel tempo e me le ricordo. Però diciamo, il libro è un passo in avanti, il libro rispetto agli articoli di giornale. E tu hai scelto di raccontare questo aspetto dei casalesi, cioè perché il ruolo della Camorra, perché questa attività finanziaria e imprenditoriale rispetto ad altre attività del clan? Perché queste sono cose che nei giornali occupano pochissimo spazio, perché i processi sono noiosi, sono brutti, riguardano reati finanziari, sono monotoni, non si capisce molto, in genere finiscono anche male, questi processi piacevoli, la soluzione di tutti, la modifica del codice a un impianto accusatorio debole, più come diciamo non da sottoporre al contraddittorio ma sotto forma di processo tributario con l'inversione dell'onere della prova, perché alla fine arrivano elementi suggestivi ma che non hanno una prova di prova a dibattimento. Tutto questo non può essere raccontato, perché alla fine noi di tutte le attività economiche della mafia, della Camorra, della 'Ndrangheta scriviamo del sequestro, poi scriviamo dello stesso fatto quando si ottiene la confisca, magari poi del riutilizzo di questi beni come affidamento. Quello che c'è in mezzo non si racconta mai. E invece la parte più interessante, perché lì dove poi avvengono i fatti, perché non si riesce mai a confiscare i soldi veri, perché io ho detto, se sequestriamo le masserie, ma le masserie loro le costruiscono quante ne vogliono, loro hanno in mano il mercato edilizio, non si impressionano perché tu togli la casa o la casa rurale, non è quello, i soldi dove ce l'hanno? I soldi che sono, i soldi che non si trovano mai. E un po' seguendo questa fila, questa caccia ai soldi, un po' perché sono passi al contrario, un po' perché non voglio fare le cose che fanno gli altri, alla fine ho fatto questo. Mi danno amore per il mio lavoro e anche per il mio giornale, nonostante tutto, è perché io volevo fare bella figura, volevo far fare bella figura al mio giornale, volevo portare una cosa in più, una cosa che gli altri certamente non avevano sempre. E poi alla fine mi ho accumulato una serie di informazioni, di notizie, di cose che si sono rivelate utili nel tempo e me le ricordo. Però diciamo, il libro è un passo in avanti il libro rispetto agli articoli di giornale. E tu hai scelto di raccontare questo aspetto dei casalesi, cioè perché il ruolo della Camorra, perché questa attività finanziaria e imprenditoriale rispetto ad altre attività del clan? Perché queste sono cose che nei giornali occupano pochissimo spazio, perché i processi sono noiosi, sono brutti, riguardano reati finanziari, sono monotoni, non si capisce molto, in genere finiscono anche male, questi processi piacevoli, la soluzione di tutti, la modifica del codice a un impianto accusatorio debole, più come diciamo non da sottoporre al contraddittorio ma sotto forma di processo tributario con l'inversione dell'onere della prova, perché alla fine arrivano elementi suggestivi
ma che non hanno un lavoro di prova e dibattimento. Tutto questo non può essere raccontato. Per cui alla fine noi di tutte le attività economiche della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, scriviamo del sequestro, poi li scriviamo dello stesso fatto quando si ottiene la confisca, magari poi del riutilizzo di questi beni come affidamento. Quello che c'è in mezzo non si racconta mai. E invece la parte più interessante, perché lì dove poi avvengono i fatti, perché non si riesce mai a confiscare i soldi veri, perché io ho detto, vabbè, abbiamo, se sequestriamo le masserie, le masserie loro le costruiscono quante ne vogliono, loro hanno in mano un mercato edilizio, non si impressionano perché tu togli la casa o la casa rurale, non è quello, i soldi dove ce l'hanno? I soldi, questi sono i soldi che non si trovano mai. E un po' seguendo questa fila, questa caccia ai soldi, un po' perché sono passi al contrario, un po' perché non voglio fare le cose che fanno gli altri, alla fine ho fatto questo. C'è un episodio che tu imputi, diciamo, questa avversione, questa inimicizia da parte di Casalesi? Veramente simpatica non ero mai stata, ricordo. Una volta arrivò una lettera anonima in procura a Santa Maria della Rete, era 1988. Poi si scriveva che io facevo i servizi, cioè la storia che poi si ripete, facevo i servizi per conto della polizia, cioè che io scrivevo sul giornale le cose che la polizia non riusciva a dimostrare. Sì, ma no, ma ci facevo d'accordo. Cioè io ho capito questa cosa, quindi siamo in accordo, lo stesso accordo per fare voi, io faccio un portavoce a voi di Aris. E questo è il primo segnale, probabilmente no, in quel caso avevo scritto una cosa di cui non mi ero resa conto nemmeno del pericolo. Avevo scritto che c'era un avvocato che poi ritroveravo spesso nei processi di Camorra negli anni successivi, che difendeva sia l'accusato che l'accusatore, e stavamo parlando di... Altro che separazione da capire, anche se in due processi diversi, stavamo parlando di persone come Basile Marsigliese e di Mario Iovine Buonanima, cioè accusato l'uno, Basile accusava Iovine dell'omicidio di Bartellino e l'avvocato era lo stesso, cioè non era un po'. Sì, esattamente. Era il 10 ottobre e allora sono cominciati tutta una serie di fastidi vari, perché questa cosa non poteva accadere. Poi hanno raccontato che successivamente io ho messo involontariamente il titolo, non dovevo, perché era in corso tutta un'istanza per fare scarcerare Mario Iovine su una rogatoria irregolare per una mancata notifica, e quindi questo clamore dato al nome dell'avvocato era in qualche modo fermato. Questa cosa. Poi successivamente mi sono imbattuta nel caso Ferrandella, ragione per la quale io sono molto dispiaciuta del fatto che sia trasformata in una discarica, perché poi è il posto per il quale io ho rischiato la vita veramente, e mi dispiace. Allora mi trovo, seguo il processo per le armi che erano state trovate, uno dei nascondigli di Schiavone Sandro, quando era stato arrestato anche con Bidognetti, io mi ero stato. Era scappato e viene processato e condannato da tre magistrati che erano i presidenti e i giudici del collegio, di quel collegio. Lo stesso collegio del Tribunale di Santa Maria della Rete all'epoca faceva anche le misure di prevenzione, per cui pochi giorni dopo la sentenza di condanna per le armi aveva restituito i beni a Schiavone Sandoval, sostenendo che non c'era la prova nelle carte della sua appartenenza al clan, sostanzialmente, che non c'era nulla di questo. Una sentenza, un'ordinanza molto particolare che fu depositata il 31 luglio, quando il tribunale era deserto, non c'era nessuno, l'ufficio di procura era praticamente chiuso, c'era solo il turno, e alla riapertura sarebbero già scaduti i termini per l'appello.